L'ottava puntata del cazzottino del Muori. Che mi sono sbagliato nell'episodio prima. Non è questa la puntata bella, è quella dopo. Ma comunque, comincia con Cthulhu Freebooter. Il Kraken! Che attacca la città. Indovina quale? La città Z. Almeno adesso lo capiamo, perché arriva subito il nostro eroe. Ma il fatto che succeda sempre tutto nel cazzo di quartierino suo ovviamente ricalca il famoso stereotipo giapponese, tipo i robottoni. Ti ricordi Gonagai? L'uomo il cui nome è un'esortazione. Gonagai, go! E dai Nagai. No, scusa maestro. Che se un alieno deve attaccare, attacca in Giappone. Questo è il messaggero del re del mare. Calamità livello lupo Stark. Quindi meh, che è venuto a portare la lieta novella. Cioè, la schiavitù! Ha sbroccato Tritone, succede. E questa è un'altra cosa ricorrente, ma in One Punch Man, ma anche in altre cose. Ogni tanto ciccia fuori il re di qualcosa. Finora abbiamo visto il re del sottosuolo e il re del mare. Ce ne saranno altri? Vedremo. Comunque, arriva il nostro eroe a fronteggiare a Chan Freebooter. Hai detto fronteggiare perché so pelato? Giuro? No. E il mostro? Sei forse imparentato con un volpo? Che sei mio cugino? Adagoyaki! No! È stata una cosa brutta, Euso. Ah, ma hai visto pure te? Sì, te ricordi chi è stato? No, ma andate a cagare! Sempre così, oh! Non si riesce a dargli un merito a quest'uomo, porca... Tra la gente vediamo anche l'altro nostro eroe, Spatent Rider, che è arrivato troppo tardi. Ah, fortunatamente per lui sta buono che te fa male. Ma a questo punto, sentendo i cittadini, fa delle ricerche su Saitama, perché li ha sentiti parlare di questo strano eroe per hobby e legge i pareri discordanti su di lui. È proprio un bravo, ma è un freebooter. Madonna quanto rosico! Lo accusano di fregasse i meriti. Ce la posso fare? Non gli da retta, spada entra! Sti stronzi! Ma ti fanno capire che c'è del malcontento tra i cittadini. Già da qui c'è Maretta! Nel frattempo, infatti... Non ricordavo più basso Plankton. Eppure Squiddy. Bordello in città. Continuano a cicciare fuori mostri barra attori hard apprezzatissimi in Giappone. Non cominciamo, eh! Sono sbarcati! Pure senza barcone! Non siamo quelli, non cominciamo, Questa è un'invasione vera! Non opponete resistenza! E invece oppongono resistenza! E allora siete maleducati! Stiamo esportando la democrazia qua! E chi l'ha opposta? L'eroe di classe A all'undicesima posizione! Stinger! Con la sua arma! La Nimbus 2000! No, è una lancia di bambù! Azienda scopa. Ma poi scusa, stavo a cercare informazioni su di lui, perché le cose le faccio bene, che cazzo. E o devo dire, non me posso sta zitto. Video di 40 minuti, non me ne frega un cazzo. Tu lo vedi, è magro, ma c'ha il fisico, è un atleta, no? Questo è Art, 1,84 m e pesa 60 kg. Ma oh, ma come cazzo li decidete i pesi in Giappone? Ma che sei, Kenyota? Sei idiota? Che sei? Pure Light, te lo ricordi? De nome è de fatto Light. Ma Stinger sei tu, la scopetta, non lui. Pesa più di te. Te dovrebbe regge lei a te. Te ci appoggi perché non te reggi in piedi. Che cazzo ce fai qua? Vai in una trattoria. E se pensavate che la battuta sui tentacoli giapponesi, altro classico stereotipo, fosse greve, questa è la presentazione sua. Guarda la vignetta. Christian De Stinger. Stinger De Sica. Vabbè, sigla. Va magna. Andiamo a vedere cosa fanno il nostro eroe ed il suo allievo, che è anche la Vastoviglie! Ma dove si compra? Dove si compra? Per Natale! E insieme guardano il casino che sta avvenendo nella città Z. Perché è ovvio. No, la città J. Azz.
Non qui? No, vabbè, poi ci rimango male, ma scusa. Mo che c'ha la città Z che non va? Tu che ammazzi tutti? Giusto. Anche Spaten Rider sta guardando la TV e si prepara per la missione, mettendosi gli occhiali sopra gli occhiali. Lui non è quattro occhi, no. Lui è sei occhi. Vai, Spaten Rider, vai! Ma te sforza troppo, per favore, stai attento. Tornando nel vivo dell'azione, Stinger non sta messo tanto bene, ma non ha nemmeno perso la voglia di combattere. Bravo Stinger! Lui regge, fa yoga con la sua lancia, che adesso l'ho trasformata, pare più una lancia. No, sì, pare un mocio arrotolato. Sei un inserviente, non un eroe. Ci devi stare! O un corno derumpent, guarda, vabbè, sempre ripote. Ma era troppo strana, infatti, per essere chiamata lancia. Era solo un enorme scopettone. No! Ma che è una citazione a gazzo tutto questo? C'ha pure un occhietto chiuso! Guarda questi! Potrei fare una mini eclissina tutta per te! Ma lui via con la mossa tonno riomare! Direttamente dal riassunto del Berserk! La mossa elicottero! Sconfigge prima di tutto la gravità. Vola, va! E poi vi taglio con un grissino! Attack! Pim pam pam pum! La mossa tantrica! Non perdona mai, Può durare 3-7 ore. Sì! Ce l'ho fatta! Bravo! Infatti sei bravo! Era una calamità a livello Dio! Cheat! Livello mano di Dio! Calmo, non sei così bravo! Eccola la mano di Dio! Azz! È arrivato il pezzo grosso! Anzi no, è un pesce! Il trancio grosso! L'associazione degli eroi dirama l'avviso ai cittadini. Attenzione, attenzione! Calamità a livello tigre! Rompe le palle, va! Niente di che! Però state attenti! Hai diramato l'annuncio? Sì! Bravo! Mo rettifica tutto! Spaten Rider incontra gli Avenger Freebooter, eroi di classe C pari sua, che lo avvertono del pericolo. Quale pericolo? Attenzione, attenzione! Rettifico tutto, scusate! Avevo detto niente di che! Ma non è vero niente, niente di che! È che! Quindi poni! Penso di essere stata chiara. Spaten Rider non capisce e ce va comunque! No, ci va perché anche se ora la calamità è salita a livello demone, lui è bravo, troppo bravo per sto mondo. Tra tutti gli abissali è rimasto vivo solo il re. Oh, press F di fish for respect. E se fa una passeggiata nei suoi nuovi possedimenti, osservato dal prossimo concorrente eroe, Lightning Max, Super Saiyan Freebooter, direttamente dalla prima puntata contro Vaccine Man. Hai visto solo il retro però. Eroe di classe A alla 20ª posizione, che però ci pensa un attimo prima d'attaccare, perché Scopettinger là ha fatto una finaccia. Era classe A come me. Mica lo so se gli ha faccia. Faccia cucù. Cioè calcio Mefisto Raudo miniciccolo. Non ha fatto effetto. Cos'è successo? T'ha nominato? Ah, ma pure Max c'ha carattere e si rialza! Dai! Non t'arrende! Calcio volante, rotante, tonante, montante, rombante! E levede! Lightning Max si leva. Lightning Max si arrende. Ma viene salvato da un altro eroe ancora! In questa roia rambolittica che si sta formando! Eroi sempre più forti! Come l'eroe di classe S in ultima posizione! Tacci tu a Genos! Ma comunque sempre classe S! Pri Lazzarin! Prisoner! No, Danny se fa perire! Solo perché è palestrato, E insieme a lui chi c'è? Sonic! Un grande ritorno! Sonic 2, anzi 3. Sta qui ogni due puntate, non è che sia sto grande ritorno. Ma lui stava al gabbio e ok. Ma perché un eroe di classe S deve scontare una pena? Qual è il suo reato? Mi dica, mi dica. Mi piacciono gli uomini! E l'hanno arrestata per questo! Ma io protesto! Ma è uno scandalo! E anche se non sono ricambiato, li assalgo! Ma lei è un violentato. Ma di uomini! Ho capito. Dai, fa ride, fa simpatia! No.
Faride basta, capisci niente? Non capisci l'umorismo giapponese, va bene? Oh, e non c'è tempo per bisticciare. Come due innamorati. Se t'avvicini strillo peggio di Max prima, perché sta arrivando l'uomo pesce e Mr. Tufri Puter è qui per difendere Sony Cugino. Non mi guardate il saccagno dopo la grave perdita di Lampuccino e pure Stinguccino, anche se era un po' secco, ma cantava così bene. Mi stai guastando tutti gli idol. Per adesso vado dei Toguro Freebooter al 50% della mia puttenza. How could this happen to me? Dramma, dramma e tragedia, dramma, tragedia e sofferenza, dramma, tragedia, sofferenza, disperazione. Il regalo delle nozze civili del suo futuro ex marito non era elasticizzato, perso per sempre. No! È colpa tua! Mm, mm, mm. Plot twist, le avance. Non me l'aspettavo. No, non sei il mio tipo. Potrebbe durare massimo 3 giorni, poi puzzi. Il re del mare la prende male. Ma Prisoner, che più che... ma è balbuziente questo personaggio. Prisoner regge e botta e risponde. Non mi fai male. Oh, you can... L'ho sentito un pochitto, pure io, un pochitto, sto cazzo. Quello messo peggio è Prisoner, perché mi sa che manco lui abbasta per fermare questo. E lo capisce pure lui, perché è costretto a sfoderare la sua arma finale, rivelandoci di chi è veramente Freebooter. Trasformazione! Che poi è transformazione. La trasformazione consiste in lui nudo, perché ha puntata sempre uno nudo, sempre, da ho detto. Più censure qua che in GOT. Che schifo! Disse quello che va in giro in latex, ma state zitto almeno, ninja del villaggio degli ipocriti. Comunque, io quando vidi per la prima volta sta cosa, feci una foto al televisore a mannaia amici miei che già l'avevano visto, cosa succede? Sta cosa non c'è bisogno che io aggiunga niente, One fa pure il lavoro mio. Infatti a me piace parlare di One Punch Man per le riflessioni che mi fa scaturire, perché i meme li fa da solo. Ma va che robetta, eh? Dash! No. Ma che sta a fa? Anche io ho preso il mio corpo, per carità. Ma almeno ho un costumino. Dopo la trasformazione finale, attacco finale! Angel Rush! Wow! Non sapevo che gli esseri umani potessero essere così belli. Ritiro l'invasione. Mi avete fatto capire gli errori che ho commesso. Angel Rush! Che è un'ora ora, ragazzi. Fanno tutti sta mossa, non so che dirti. Lo fa apposta One, anche questo ovviamente. Ma una cosa, le ali le vede pure lui. Cioè, so vere. C'è una luce che rimbalza in faccia al mostro dalla laguna Freebooter. È un potere vero. Non ho capito. Tuca Tuca attacca! Così palpeggia le sue vittime! Riportatelo al gabbio! Avrà funzionato? Se non è ferito, sarà almeno traumatizzato? No! Il re si è chiuso a riccio de mare. E gli insegna pure come si fa veramente Nora Ora. Ha visto la terza stagione di JoJo. Addio Prisoner, insegna agli angeli la gateway. No, no, non è morto. Rimane solo Sonic a fronteggiare la minaccia e inizia a piovere. Ma non è vero? Invece sì, ok? Bastoncione Findus attacca, ma Sonic è vincita e schiva. E questo è un bel pezzo dell'anime, fumetto, manga, chiamalo come te pare, perché te fa capire la potenza dei personaggi che ha incontrato. No, come film Marvel, che uno prima è Gesù e poi passavi te, te che mi stai a guardare, gli davi una pizza pure te a Visione, per esempio, e lui muto. Saitama è fuori scala e vabbè, ma tra di loro porelli, cioè, almeno si divertono, almeno l'altri. Si capisce quanto uno è forte. E Sonic è forte, è tipo un eroe di classe S ed è più veloce del re del mare. Introducing Fluffino.
Una murena che gli vive in bocca. Fatti dare un bacino alla francese. Quest'oggi vuole rimorchiare Alien Freebooter. Ma Sonic conosce Crash, stanno così, vanno a bere insieme la sera. E sa schivare anche lei. Gli ha fatto il due pezzi. Lo volevo fare in due pezzi. Flaffino, tranquillo, la prossima volta. No, Flaffino! Mo chi la sente Ursula? Sonic continua a regge. Anzi, si bulla dell'avversario. Ma continua a piovere. E la velocità di Arlong Freebooter aumenta. E non solo quella. Popo lui aumenta. Marò, quanto sei brutto. Ha fatto la zarbonata. Stando in superficie avevo un po' perso i lì. Tipo i baccalà essiccati? Persi i liquidi? Per me invece hai un grave problema di ritenzione idrica. Cambio scena. Prisoner. Amica prisoner. Spade Rider si affretta a raggiungere il luogo dello scontro. Da inizio della puntata però, ma quanto ci mette? Ma tu vuoi arrivare dalla città Z alla città J in bici? Sempre più eroe! Si affretta, senza però violare la legge! Ah, ecco perché! Beh, sarebbe ipocrita da parte mia! Proteggo la legge infrangendola? Ci si ferma al semaforo! E se ci saranno vittime nell'attesa? Pazienza! Così facendo però, incontra il nostro eroe! Ricambio scena e a caso proprio Dolcetto Mask! Modello, attore, cantante, eroe, bello, intelligente, affascinante, simpatico, modello. Sì, sì, che ha cambiato pettinatura. Regà, regà, guardalo, è uguale, o fai apposta. Hai rosicchiato dopo aver incontrato Genos. Blu Kira, Aokira, Kira Super Saiyan God Kami. Cazzo preciso. Il livello di calamità è passato da tigre a demone. Vuol dire che mo so cazzi. Sì. La ringrazio per questa preziosissima testimonianza! Il combattimento Sanpei Matsugoru prosegue! Sonic, re del mare! E Sonic si rende conto che senza le sue armi non riuscirà mai a sconfiggerlo. Mentre pensa tutto questo, viene acchiappato! No! Frataman giustamente stritolata! Ma di che? A questo punto Sonic se dà, cercando però di non perdere il suo orgoglio. T'ha detto bene che stavo senza spada! Ma va a cercare Itachi, va! Ma Itachi tua! Andiamo avanti! Ma torna al villaggio dalla foglia! Ma mettitela davanti una foglia! Non fa tempo a nassene che incontra Genos. Buonasera, lei è nudo e Sonic lo supera velocissimo, ma nello stesso tempo riesce a fargli un discorsetto. Bla bla fate schifo, bla bla sono meglio io e via! E Genos, ma come ha fatto? Cioè è passata una frazione di secondo e gli ha detto tutte ste cose, ma... O gli ha detto velocissimo! Pure de parlantina lo è! I cittadini poverini si sono rifugiati nel bunker anti tutte cose, ma il re degli abissi li ha sgamati e se vuole fa una frittura de cala umani. Noi sa la famo, vale pure al contrario. Ciao. Bene, se sei mutenti tutto. Addio. Aspetta. Uno dei civili cerca di patteggiare col salmone OGM, ma non è un civile, è un eroe di classe C. Salute. All Backman, che vuol dire uomo tutto schiena. L'unica cosa che ho trovato è persona stupida a cui mancano le pieghe del cervello. Hai visto che il cervello c'ha le pieghine, no? Vuol dire che è tutto liscio. Quindi come un coglione. Ma non me pare così, coglio! Magari un poco tardino, che se stava a nascondere insieme ai civili. Ma si rende conto che come eroe di classe C, questo che ha sfondato un bunker, dov'ha? Non te biasimo, onestamente. Ma nonostante questo, vuole guadagnare tempo per permettere a qualcuno di più forte di raggiungerli. Dai, stai a fare quello che puoi. No, no, faccio schifo! Magari un pochino, dai! Ma non te butta giù! Faccio un pipì! Ma che schifo! T'avevo detto! Ma nonostante tutto, il tuo gesto ha dato forza ad altri eroi.
poi che si erano rifugiati qua pure loro, con le pieghe del cervello tra le zampe, e sono rispettivamente Boom Boom Pigozza Man, eroi di classe C, alla 331esima posizione. Fratello, io ti voglio bene, ma poi continua a nasconderti. Cioè, tranquillo. Jet a Nice Guy, eroi di classe B, alla 50esima posizione. Un cyborg, chiamate Genos che ci deve fare due chiacchiere. No, non c'entro niente che la famiglia sua. E Dulcis in fundo, il più amato dai bambini durante la merenda. Snack! Ma vergognati, sei un classe A e te infratti come i piccoli angeli. Facevi tutto il coso le prime puntate, ma adesso sono qui a difendere la giustizia. Vabbè, dai, bravo, bravo. Dall'altra parte della città, i nostri due eroi hanno fatto amicizia. Oh. E Spaten Rider gli dà un passaggio. Sai da, serio? Non è Spaten Tuber! Ma non c'ho l'app per affittare le biciclette! Ma almeno pedala tu, che sei un attimino più forte! La gente sta morendo! Flash the Sonic nudo. E Saitama lo segue. Ma perché? Ma dove vai? Per farlo coprire! Ci sono i bambini! E ma tu guarda le coincidenze! Proprio quando se ne va, chiamano Spaten Rider! E lo avvertono del pericolo al rifugio. Ma lui, siccome è bravo, non se lo lascia dire due volte. Anzi, fa manco finire la prima! Tira il telefono e vado! Modalità culo all'insù! Quasi citte! Corri come il vento! Justice! La bici si chiama Justice. Non è cringe, come ti permetti? Rispetto per Spaten Rider! E come ti ho detto, tira il telefono, fomentatissimo proprio. Così che Saitama possa raccoglierlo. Mentre quelli dell'associazione degli eroi ancora parlano. Tra due anni tu sei la Ferilli. E anche lui scopre dove bisogna andare. Ma che veramente? Perché il pezzo di loro in bici è un filler. Non si incontrano qua. Perché non ha senso che se beccano, si dividono perché Saitama segue i nudisti. Ma perché? E poi se ribeccano e lui prende il telefono. E poi dov'è Sonic? Non sei riuscito a raggiungerlo. Ma dai, giri incredibili. Semplicemente Spaten Rider tira il telefono nella foga e lo raccoglie Saitama, che fa la faccina seria. Quella non si scherza più! Quella cagatevi sotto tutti! Solo una cosa! Dimmi! Ma c'è Strumox? Perché sennò non vengo! Al rifugio! Come staranno a Na in un poco Fantastici 4? Ben male! Però ci hanno provato! E sono riusciti nel loro intento! Guadagnare tempo per l'apparizione di un classe S! Genos! Vai Genos! Credici! Chissà come finirà! Fine! No, la post credit scena come al solito! No, non c'è! Cos? Ma... E vabbè, fine! Uffi però! Vaffanculo la faccio io! Sono qui per proteggervi! Yeah! Ma prima... Jet Nice Guy, dove stavi 4 anni fa?